lo chiederò con calma. Dammi quel Filippo, pelo. Non rompere le scatole. Hai fatto il padrino l'altra volta. Non funziona. Stavolta tocca a me. Quindi Tomb Raider lo gioco io. Oh, ma perché? Per cortesia, eh? Scusa, perché a me gli omaccioni del padrino e a te la bella ragazza? Ti sei divertito l'altra volta con Luca. Stavolta tocca a me. Tra l'altro, questa è una cosa che tu non hai mai visto. Lara Croft da piccola. Ma era bruttissima. Ho sentito che sono piuttosto feroci. Gli Yeti sembrano feroci. In effetti questo filmato iniziale non è proprio bellissimo. Ora ci fa vedere la Croft da piccolina. E in più ci fa vedere per la prima volta, una cosa assolutamente inedita, la madre. Guarda. Comunque il gioco comincia con un flashback di quando Lara era piccolina. Durante un volo insieme alla madre c'è un incidente che purtroppo segnerà per tutta la vita la piccola Lara, che andrà da quel giorno in poi a cercare solo pericolo, avventura, forse per esorcizzare un pochettino tutto quanto. Anche a me è successo una volta che ero in macchina così e da quel giorno faccio il redattore. Purtroppo quell'incidente non è andato come doveva andare, l'avevamo organizzato bene, ma... Vabbè, comunque cominciamo appunto con Lara, che come al solito non si diverte se non fa qualche cosa di spericolato. Questo inizio, vabbè, è impossibile non... Ricorda un film. Ricorda un film, assolutamente. Solo lo fa ancora. Ho detto assolutamente. L'avventura comincia in Sud America, dove Lara si è recata per cercare, caso strano, un artefatto, dove però quasi subito si imbatte in qualcosa che non aveva previsto. Ovvero? Un tutorial? No. Più avanti nel gioco viene spiegato che Lara incontrerà in questa avventura una sua vecchia conoscenza, che si chiama Amanda. Ma la conosco pure io. Non è quella Amanda che pensi tu. No, no, non è un'altra Amanda. Quelli sono affari tuoi e non voglio entrarci io. Ma sbaglio o adesso c'è tutto un sistema di fisica? Finalmente hanno fatto qualcosa di decente da questo. Beh, il passaggio alla Crystal Dynamics, che tu naturalmente ricorderai per aver sviluppato cosa? Legacy of Kain. Bravissimo. Ha fatto molto molto bene al gioco. In tutti gli altri Tomb Raider, comunque nei giochi d'azione, quando tu devi scalare una parete o devi fare qualche cosa, di solito avveniva in maniera molto lenta. Invece qui, semplicemente premendo il tasto triangolo, qualsiasi azione Lara sta compiendo la compie molto più velocemente. I livelli sono estremamente vari, ma lo vedremo ancora meglio più avanti. No, ma anche tecnicamente mi sembra pazzesca. La versione PS2 del gioco è fantastica. Chi pensava che fosse la peggiore in quanto a realizzazione tecnica rimarrà molto molto deluso, perché invece hanno fatto veramente un lavorone clamoroso. Quello che vedi qui, lo vedi questo simpatico coso qui, ma è un idolo. è una delle ricompense che tu puoi prendere durante il gioco. Tu, prendendo questi artefatti che trovi sparsi un po' ovunque, naturalmente come al solito ci sono quelli più semplici da trovare e quelli un po' più difficili, comunque trovandoli tu puoi sbloccare le ricompense del gioco, che tu puoi vedere nella casa di Lara. C'è di nuovo la casa? No, io ci passavo tantissimo tempo nella casa di Lara. Allora, la casa di Lara, saltando da un letto gigantesco a un comò titanico. No, questa volta è stata fatta prendendo un po' spunto forse dalla casa del film. Inizialmente tu puoi entrare subito nella casa di Lara, però non puoi fare praticamente nulla, puoi girare poche stanze. E... perché uno in casa propria si sa, insomma. È uno in casa propria. Normalmente non sa come... Vabbè, c'è sempre il solito... Io ho una porta segreta a casa e non so come si arriva, c'è una stanza bellissima. Idiota. Però c'è sempre il solito maggiordomo di Lara che gli chiude le porte. Profitterò, lei... sempre lui. Esatto, sempre lui che gli chiude le porte. Però tu, mano a mano che vai avanti nei livelli, sblocchi delle porte nella casa di Lara, che ti conducono a nuove porzioni della villa sua, che è gigantesca, una cosa mostruosa. Finalmente trovi le mutande. No, trovi degli oggetti che inizialmente non hai. Il primo che trovi sono le pistole, che ti permettono di accedere ti permettono di sparare, ma ti permettono, sparando, di accedere a nuove parti della casa. Quasi tutte le missioni hanno più di un modo per essere risolte, specialmente nell'interazione con gli oggetti o con i personaggi. Tu puoi ingaggiare una sparatoria con i nemici e ammazzarli tutti uno per uno, oppure magari c'è una colonna che... Gliela fai crollare addosso. Gliela fai crollare addosso, spari alla colonna. Ma non è lei con i tacchi, dai.
Tu pensavi che facevi tutto il gioco gli short con la magliettina? Invece Lara, essendo multimiliardaria, si può permettere anche un vestitino di questo genere e anche di farsi vedere per la prima volta con i capelli sciolti. Per questa missione noi dobbiamo infiltrarci in una festa organizzata da un boss della Yakuza. Movimentata, vedi? Beh, si vedi come ballano. So essere molto convincente quando voglio, anche con gli uomini pericolosi. Ne sono convinto. Posso essere pericoloso anch'io, ricorda? Ma prego, si goda la festa. L'hanno fatto anche un sacco di espressioni, adesso non ha più quel faccione con l'abbrone fisso. La modellazione sua è splendida, al di là delle parti che tu stai guardando dall'inizio della recensione. La spalla sinistra mi piace tantissimo. La spalla sinistra è bellissima. Ma è proprio il modello di Lara che è stato rifatto completamente. Vabbè, insomma, ho capito, mi hai fatto vedere un sacco di cose. Io lo prenderò sicuramente, perché a parte sono un fan di Lara, ma poi devi prenderlo. Lo devo prendere. Oltretutto è veramente pazzesca la versione PS2, che mi sembra è un gioco tecnicamente veramente veramente notevole. Io non credevo che su PS2 riuscissero a gestire ambienti così grandi. In più il sonoro è ottimo. L'unico difetto, se glielo vogliamo imputare, è un po' le telecamere. Negli ambienti un pochettino più chiusi le telecamere soffrono un pochettino, ma le puoi comunque aggiustare con un tasto per mettere la telecamera dietro le spalle di Lara o comunque con lo stick analogico destro. Una volta finita l'avventura principale, tu c'hai moltissimi bonus da sbloccare. Uno in particolare, io non voglio svelarlo, riguarda l'amica fra virgolette di Lara. Allora non diciamo niente. Non diciamo niente, lo scoprirete voi, lo scoprirete da soli, perché Daniele sennò dice tutto. Io invece lo fermo qui, assolutamente. Fra l'altro, ha detto tantissime volte veramente stavolta. Puntate. Idiota.